Eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi è sabato, si parla di oro e oggi intanto il dottor Manca si scusa, ma ha ancora dei problemi familiari e non può essere presente, quindi un po' di pazienza. La puntata oggi, praticamente io finirò di leggere quello che ho letto la volta scorsa su quello che ci dice Franco Collins riguarda l'oro soprattutto dal punto di vista spirituale. Ho detto che anche la volta scorsa sono cose magari anche un po' negative, però bisogna accettare le cose positive sull'oro, ma anche quelle negative. Purtroppo l'oro è sempre stato l'oro dei ricchi, quello che ha causato stragi, battaglie, conquiste. Bene o male rappresenta anche il potere, no? È il simbolo del potere, quindi sì, si porta dietro cose positive ma anche cose negative. Poi nella seconda parte vi leggerò un documento che ho messo insieme, soprattutto il bonus sui nuovi programmi a taglia di Ovesta e ovviamente sul switch pilot che io ho richiamato, ho risoprannominato valorizzazione del metallo o dei metalli. E poi alla fine se avete domande e risposte, naturalmente sono qua. Sono solo oggi, però va bene lo stesso. Allora, io quello che vi leggo adesso è stato estratto da un documento che trovate anche in rete, se non lo trovate, se lo volete leggere in inglese, di Franco Collins, che non è proprio una presentazione, insomma, fatta bene, professionale, sono tutte cose che lui deve aver raccolto un pochino così, in fretta e furia, alcune molto interessanti e sono convinto anche accurate, però la presentazione è un po' così. Si intitola Una storia radicalmente diversa da quella che ci è stata insegnata. Lui aveva messo inizialmente tutti questi documenti su un suo sito, e però poi dopo gliel'hanno bloccato, anche lui ha dovuto insomma cambiarlo. E quindi alcune cose purtroppo io ce l'ho ancora sparse un po' da tutte le parti nel computer e io man mano che ve le trovo, ecco, ve le presento. Allora, prima di passare al testo suo, io vi ricordo che a pagina 13 della trilogia, nel capitolo dedicato alle tre corone, a pagina appunto 13, io menziono il testamento, il terzo testamento trust, e poi capirete perché ora ve lo leggo, capirete perché lo menziono. Allora, questo si riferisce a una bolla che è emessa nel 1537 da Paolo III, chiamata Sublimis Deus, che dice, emessa da Paolo III, nato Alessandro Farnese, quindi diciamo 1534, che le date sono importanti, 1549, si ha la creazione del Terzo Testamento Trust, attraverso il quale il papato, utilizzando il principio della transustanziazione, trasforma le anime in oro. Con questa bolla il papato si assicurò il controllo delle anime. Schema identico al precedente, perché io presento la prima e la seconda, di la verità ne presento anche un'altra precedentemente. Quindi lo Stato pontificio è il concedente, la Curia romana l'esecutrice, il collegio dei cardinali sono i fiduciari e i beneficiari, principi e beneficiari, principi e monarchi. I beneficiari proteggono le anime, agiscono come salvatori della fede. Come rappresenta la purezza in ognuno di noi? Punto di domanda. Tutto ciò può essere corrotto, eccetto l'anima. L'anima è l'unica cosa sempre pura. Per creare questa bolla si rifecero alle scritture e ai Vangeli, per cui con la comunione si prende il corpo di Cristo, la transustanziazione sia quando un corpo fisico passa da uno stato fisico a un altro stato. Riprendendo questo fatto simbolico, hanno utilizzato le anime e le hanno trasformate in oro. Ora poi spieghiamo meglio di che cosa si tratta. Quindi queste bolle sono molto importanti per certi aspetti,
Perché se fossero vere, e ricordiamoci quando si parla di cose di storia, io ve le presento e ve le metto lì così, ma il condizionale è sempre d'obbligo. Effettivamente i trust esistono, questo è fuori discussione. Effettivamente le bolle sono state messe, le date sono quelle, sono pubblicate ufficialmente anche sul sito del Vaticano, quindi c'è poco da fare. L'unica cosa eventualmente sulla quale si può discutere è l'interpretazione della bolla, perché ovviamente il Vaticano ci dice una cosa, ma poi nella sostanza può essere la bolla stata utilizzata anche per altri fini. Allora, Collins ci dice l'origine dell'oro come prigione delle anime salvate, tra virgolette. Il 14 marzo 1543 i veneziani completarono il trasferimento della struttura del potere del culto romano alla loro nuova chiesa e forza la campagna di Gesù, cioè i gesuiti, garantendo così che né i medici né il loro acerrimo nemico, le famiglie parassitarie di Genova, potessero riprendere il potere reale. Abbiamo capito bene, come se ci fosse stato un cambio di potere tra le tradizionali case che avevano gestito i poteri del Vaticano, Vi suggerisco in questo caso per capire bene, no? Insomma, il papato aveva dei conti correnti che doveva gestire delle proprietà enormi e in un certo periodo si sono appoggiati anche ai medici. Medici che poi, parentesi, per farvi capire il contesto storico, si sono poi sviluppati il sistema bancario in origine. Le Cavaliere Templari si è poi sviluppato a Venezia, Genova, no, Germania e a Francoforte, poi sono andati a costituire nel mondo recente e mondo più moderno, diciamo così, la banca di Amsterdam, di cui non ho mai parlato, molto più famosa, perché era già probabilmente controllata da Rothschild, e poi hanno costituito la banca d'Inghilterra, che è più famosa. È stato tutto a questo sviluppo. Ma questo sviluppo, o Collins ci dice che non è stato poi controllato dalle vecchie famiglie che c'erano prima, i medici, eccetera, eccetera, ma che è passato nel 1543 con la creazione della Compagnia di Gesù da queste famiglie ai gesuiti. Questo è quello che ci vuole, quello che lui chiama il culto romano, da distingu per distinguere la Chiesa cristiana romana dal culto romano, che poi è un'altra cosa. Ora poi ne si parlerà anche più avanti. Ma continuo la lettura. La nuova sede per l'apparato del Vaticano, ovvero il Tribunale della Rota, la Sacra Cancelleria, il Tesoro e il Penitenziario Sacro, sarebbe stata Londra come tempio della Nuova Gerusalemme e successivamente degli Stati Uniti. E anche questo concetto si fa parte di quello che io ho presentato con le tre corone, no? Le famose tre corone. Durante questo periodo ai gesuiti fu concesso un diritto esclusivo mai visto prima, il concetto di salvare quelle anime perdute, tra virgolette, nella sede, tra parentesi, mare, perché è di Olisi, no? Olisi, simbolo di mare, attraverso il concetto della salvezza utilizzando banche e tribunali come parte del proprio apparato, quindi l'intera commercializzazione del peccato. Franco Collins tante scrive in maniera un po' ermetica, diciamo così, non proprio chiarissima, ma diciamo che in questo momento qui, dal 14 marzo 1543, ci fu questo cambio, per cui presero controllo non soltanto del sistema bancario, come abbiamo visto, ma anche del sistema giuridico, dei tribunali. Allora, cosa. Che cosa i gesuiti consideravano la più alta garanzia contro la carne, proprio come garanzia ulteriore e adempimento, no, delle cambiali emesse? L'anima. Ma come, cosa? Scusate. Allora, ma come fai a trasformare
una cosa così intangibile come l'anima in un mezzo tangibile, in qualcosa di tangibile? Risposta: lingotti d'oro. Golbar, da cui deriva il nome degli ordini degli avvocati, Bar Association, al Temple Bar, nella City di Londra, chiamati da lui mietitori di anime. Sbarra significa paletto o verga di ferro usata per fissare una porta o un cancello, generalmente parlando, no? Qui viene fuori poi anche le bar, comunemente i lingotti d'oro si chiamano anche bar, no? Ma significa anche governare col pugno di ferro. Così ora i gesuiti potevano controllare il sacro penitenziario, lo chiama lui, in cui veniva collocato il bene più prezioso di tutti, le anime maledette, i lingotti d'oro. Cioè, quindi ci sarebbe stata, in un certo senso, da questo momento in poi, parentesi, ora sono parole mie, da questo momento in poi ci sarebbe stato come un collegamento tra le anime e l'oro. Quindi quando poi anche le persone muoiono, automaticamente dice, sostiene David Whitmiller che c'è un accordo per cui quando le persone muoiono si crea oro, così come quando le persone nascono si crea oro. Una cosa un po' complicata, io ve la dico così, per carità di Dio, non è che sia proprio chiarissimo. Comunque dovrebbe funzionare così. Naturalmente, tali affermazioni, continua la lettura, possono essere facilmente respinte come cospirazioni e teorie sui rituali e rituali satanici impazziti. Eppure, da allora, l'oro è rimasto in qualche modo la base di sottoscrizione di tutto il denaro legale. Quindi si parla poi del gold standard, no? Ritornando alla ribalta ogni volta, ogni 70 anni, promosso dal Movimento per la Libertà e dai patrioti con loro eterno rammarico dopo l'accaduto. Allora, qui lo sapete, il discorso spiegato purtroppo non troppo bene, comunque dei famosi 70 anni. Cioè, è un punto fondamentale questo, cerchiamo di capirlo. Cosa è successo nel corso degli anni? È successo che gli stati, con tutte queste guerre causate spesso e volentieri da finanziamenti facili dati dai banchieri di turno, si sono talmente indebitati che ogni 70 anni, secondo prassi, il re o l'imperatore di turno, va bene, o il generale di turno, deve andare a bussare alle banche, o meglio, i banchieri li bussano a lui per rinegoziare il debito. Capite? Questa legge internazionale ne ha parlato diverse volte David Whitmiller, che io non avevo mai letto, né letto da nessuna parte. E quindi ogni volta devono rifinanziare tutti questi. Nel 29 sembra, detto sempre di David Whitmiller, che tutti gli stati, dopo la crisi del 29, sono stati fatti fallire ad hoc. E quindi poi si sono dovuti iscrivere alla SEC, trasformandosi poi piano piano automaticamente in stati in società private. Capito? Continua la lettura. Tuttavia, esiste una forte prova simbolica per il requisito obbligatorio che l'oro in lingotti sia puro al 99,9%, dal quale deriva il 666, che guarda caso appunto è il rovescio del 999, cioè lui vuol dire che il 999 è stato per una magia, come spesso fanno loro, no? Che rovesciano, girano di 360 gradi, io l'ho spiegata nella trilogia questa, e quindi questo 999, cioè questo 666 poi maledetto, benedetto che sia, viene fuori dal 999 e viceversa. Sono due cose collegate in un certo senso. Allora, continuo la lettura, ancora una volta, tali argomenti possono essere visti come pure congetture. Tuttavia, ciò che non si può sostenere è che l'oro come moneta legale è scritto nella maniera più severa possibile all'interno della Bibbia e altri testi come abominio, come un falso idolo, eppure è totalmente sostenuto e promosso da persone che afferma di seguire i suoi insegnamenti.
quindi dimostrando senza dubbio i poteri soprannomi e soprannaturali associati a questo mezzo maledetto. E io qui vi ricordo che io non a caso, ho scelto il simbolo che è poi il simbolo di consulenza Oro, nel quale scrivo Horus, Sole, Oro, perché tutte queste cose qui poi sono collegate alla deità solare, anche lo stesso Oro. Forse sono stato il primo autore che vi dice queste cose qui, perché nessun autore che ho conosciuto io in maniera chiara, ha spiegato il collegamento tra la deità solare e le deità dell'oro. Quindi diciamo questa situazione per cui questa gente che dovrebbe venerare Dio, no? Nella realtà venera Dio oro, oggi Dio soldo, stessa cosa. Allora, leggo l'ultimo pezzettino che dice: quanto oro è stato prodotto o estratto fino adesso? Allora, questi sono dati fino al 2009. Ve lo leggo velocemente, perché questi dati qui non so fino a che punto non sono aggiornati, fino a che punto sono attendibili. Però, più che leggere questa cosa qui, vi vorrei richiamare perché io queste cose qui, questo che vi ho letto, ve l'ho anche caricato in rete, no? Se voi andate a vedere per bene le immagini che vi ho caricato, io vi carico ogni tanto delle immagini d'ora in poi quando posso, perché così è più facile, no? Capire le cose per tante volte. Vi posso accennare a un video che vi ho postato, quello lì riguarda la Cina, per cui ultimamente vi faccio notare la figura 0, la prima, quello che ho chiamato numero 0, in cui c'è stato un incremento di qua circa 4 volte nel trading dell'oro. E tutte le cose, attività collegate all'oro in Cina. Anche questa è una cosa molto importante, che è evidentemente collegato anche al rialzo dell'oro che poi c'è stato nella City di Londra. Però il rialzo della City di Londra è nulla in confronto a quello che è successo in Cina. Questo è il ragionamento che vi vorrei fare. Poi nella foto 1 si vede chiaramente che diciamo che la quantità di oro e l'importanza dell'oro è aumentata moltissimo negli ultimi anni, nel corso degli ultimi, anche l'ultimo secolo in un certo senso, e che è aumentata moltissimo a partire dal 2010. Come si vede nel 2010, le riserve auree nella banca cinese, ma non soltanto nella banca cinese, sono quasi raddoppiate, mentre invece sono quasi dimezzate negli ultimi 40-50 anni nell'Occidente. Anche questo deve far riflettere. Poi vi ho messo anche un altro schema, qua il numero 2 collegato comunque sempre all'import-export della Cina, e poi vi ho messo la foto numero 3, che è estremamente importante, perché questa fa vedere le riserve auree mondiali. E come ci dice, ve lo dico io, non ve lo leggo, ve lo dico io, e sembra che dal 50 al 60% di tutte le riserve auree siano di proprietà del Vaticano. Allora, a noi si deve fare questo ragionamento e ritornare a quello che cerco di spiegare io nella trilogia, collegando il Vaticano a partire dalle crociate, e poi ai vari imperi, no? Che si sono succeduti soprattutto con la scoperta dell'America. Quindi loro hanno dato delle bolle papali speciali, delle patent, si dicono, no? Per permettere ai conquistadores, prima spagnoli, prima portoghesi, la vedete la figurina in basso, se la potete seguire l'immagine, capite al volo. E poi l'hanno data anche agli spagnoli, no? E poi l'hanno data agli olandesi, non dimentichiamoci il secolo, questo qui, dal 1640 al 1720, con la Compagnia delle Indie dell'Olanda, ne abbiamo parlato, no, la compagnia forse che ha fatturato più di tutti. E poi c'è stato il momento dal 1720 al 1815 con chi? Che è stato il momento più alto delle conquiste della Francia. Chi è? Che è qualcuno che mi può dire
il conquistatore, l'imperatore che ha rappresentato il momento più che ha sconquassato tutta l'Europa. Chi è stato? Napoleone. Oh, brava Erika, ti ringrazio. Spero che seguiate un attimino. Ecco, vedete tutte queste cose qui ritornano e poi dopo si passa all'Inghilterra, no? Poi si passa all'impero del Commonwealth e quindi questi sono tutti sacri romani imperi, eh? Questi sono tutti sacri romani imperi, non ve la dice nessuno questa cosa qui, ve la dico io. E poi dopo si passa al secolo americano, no? Dal 1920, quindi praticamente dalla creazione della Federal Reserve, inizia il secolo americano. Quindi dal 1450 si sono alternati 1, 2, 3, 4, 5, 6, bene o male, 6 imperi, in maniera ciclica, che hanno il cui obiettivo principale qual è stato? Andare alla conquista dell'oro. Perché bene o male tutti questi hanno operato grazie all'oro, perché una volta dovevano avere l'oro di riserva per mettere insieme tutto l'establishment diciamo, tutto quello che ti serviva, no? Con le navi, l'organizzazione per andare alla conquista del nuovo continente, va bene, il nuovo mondo, e quindi questo l'hanno fatto principalmente spagnoli e portoghesi, e naturalmente con delle licenze speciali lasciate dal Vaticano, con la supervisione dei gesuiti, perché è chiaro che i gesuiti erano là, sicuramente erano lì a controllare tutto. Stessa cosa poi hanno fatto nel corso degli anni con gli olandesi, poi con Napoleone, no? Che è stato finanziato per sfasciare mezzo l'Europa, come ci spiega Franco Collins, per soprattutto sfasciare l'impero austro-ungarico, che era quello che aveva i maggiori legami storici anche con il Vaticano. E che per certi aspetti, in maniera anche abbastanza curiosa, come vedete qui non compare, eppure c'è, è stato per un grande periodo, per un lunghissimo periodo, anche se non compare perché è stato prima, no, di quello portoghese, che doveva essere messo prima. Evidentemente chi ha fatto questa immagine non l'ha considerato. Quindi non c'è, non perché non c'è, non c'è perché addirittura partiva prima, però è stato poi, è stato in un certo senso distrutto. Con la creazione di Napoleone e poi con la creazione della Banca d'Inghilterra e del Commonwealth. Quindi è stato ridotto, no, diciamo, per volontà dei gesuiti. Io spiego questa cosa qui in parte nella trilogia. Vedete com'è complicata la storia, no? Molto più complicata di quella che ci hanno detto, raccontato. Comunque, questa immagine numero 3 è molto significativa e spiega anche tutti i vari imperi, tutti questi sono stati finanziati con l'oro, eh? E la maggior parte di questo oro era oro del Vaticano. Ecco, era oro del Vaticano. Benissimo. Allora, vediamo un po' se c'è un'immagine successiva. Sì, volevo farvi vedere anche l'immagine numero 4. L'immagine numero 4, eccola qua, in cui si vede un aggiornamento delle varie produzioni di oro al mondo, quindi del 2023, come si vede. La Cina adesso è al numero uno, poi abbiamo l'Australia, la Russia, il Canada, gli Stati Uniti, il Perù, il Brasile, che è ancora al 60%, e poi abbiamo il Messico, abbiamo il Sudafrica che si è notevolmente ridimensionato, diciamo, in questo periodo, abbiamo il Burkina Faso, abbiamo il Mali. Abbiamo il Ghana e con grande sorpresa ho trovato qui accanto con una produzione di 60 tonnellate all'anno la Tanzania. Ecco, ve l'ho fatta vedere proprio anche perché c'è la Tanzania. Poi naturalmente tutto il resto del mondo. Questa mi sembra abbastanza accurata. Ah, scusatemi, poi mi sono dimenticato, c'è anche il Kazakistan e l'Indonesia e l'Uzbekistan nella parte, diciamo, molto importante della produzione. E tutte queste banche centrali, soprattutto quella di Cina, Russia,
Uzbekistan e Kazakistan, non ho dati aggiornati sull'Indonesia, hanno comprato oro, alla fine dello scorso anno e lo comprano ancora, quindi non soltanto lo producono, ma lo importano anche dall'estero. E questo forse è anche collegato alla speranza che anch'io ho che in qualche maniera i BRICS riescano poi a collegare la loro moneta al gold standard. C'è forse una speranza che questo possa accadere. Ecco, io avrei altre cose da dire, da leggere, ma grosso modo vi ho già detto tutto. Vediamo un pochino. Vi leggo un'altra cosa qua. Ecco, relazione a quello che dice Franco Collins. Il più grande detentore di lingotti d'oro di qualsiasi organizzazione negli ultimi 1000 anni è sempre stato il culto romano che controlla la Chiesa Cattolica. Ecco, quindi diciamo, sarebbero quelli che abbiamo adesso, secondo lui, per capirci, non sarebbero papi, sarebbero contropapi, perché non seguono più i dettami della Bibbia e del Vangelo, ma seguono quello del culto romano, che è ben altra cosa, magari un giorno ne parliamo. Insomma, si può anche immaginare, no? È sempre lo stesso discorso. Bianco, nero, buono, cattivo, quindi insomma, tirate voi le vostre conclusioni. La Chiesa Cattolica, continua la lettura, controlla circa 60.350 tonnellate di oro, il doppio delle riserve auree totali di tutto il mondo, e circa il 30,2% di tutto l'oro mai estratto, prodotto. Ai prezzi attuali, il valore patrimoniale del più grande tesoro della storia umana ammonta a 1.245 miliardi di dollari, che se non erro dovrebbe essere 1.245 milioni. Al momento attuale, 2009, la Chiesa Cattolica Romana è tornata a livelli di dominanza totale dell'oro mai visti dalla caduta del Sacro Romano Impero. Lui ci scrive intorno al 1100. In effetti, io ho detto che ho dimostrato che il Sacro Romano Impero ha poi continuato nei vari imperi, quando controllava meno del 30% dell'oro mondiale totale. Per la maggior parte degli ultimi 1000 anni la Chiesa Cattolica è stata in una posizione dominante nel controllo dei mercati mondiali dell'oro, con oltre il 50% di tutto l'oro, e ha avuto un punto culminante tra il XIV e il XVII secolo, in cui controllava oltre il 60% di tutto l'oro, che tutte le razzie che avevano fatto naturalmente nel Nuovo Mondo, no? Il tesoro è stato suddiviso tra varie riserve, dichiarate riserve non divulgate, quindi di cui non si sa niente. Solo il 20% delle riserve auree totali sono immagazzinate tramite terzi in riserve ufficiali. I terzi, attenti, i terzi, così come quelli di sopra, sono all'interno di trust, sono tutti loro sicuri all'interno di trust, nessuno può toccare. La più grande riserva dichiarata è la Federal Reserve Bank, seguita dalle riserve di Italia, Svizzera, Germania e Francia. Questo è il tesoro che ancora una volta sarà utilizzato per riprendere il controllo del mondo con il pretesto di salvarlo attraverso denaro legale, lui dice nel 2011-2012, questa era la sua previsione. A meno che le brave persone non vengano risvegliate dall'incantesimo dei banchieri, e il loro oro, cioè lui aveva previsto nel 2009, per le informazioni che aveva lui, che ci sarebbe stato, forse anche questo grande reset sarebbe dovuto succedere intorno al 2011-2012, cosa che non è successa. Quindi sono molto in ritardo probabilmente sul piano. Ricordo che tutte le fonti di Franco Collins, quello che ho capito io, dice lui, sono molto attendibili perché dovrebbero venire o da una biblioteca o direttamente da suo zio, che è un pezzo grosso gesuita a Roma per tanti anni, è stato lì e quindi io immagino che tutte queste informazioni in maniera magari molto riservata vengano dallo zio, come io lo scrivo nella trilogia, quindi io vi cito sempre le fonti, molto importanti. Curioso che lui dica che la più grande riserva sia la Federal Reserve Bank, perché in effetti, e
il tesoro americano, cioè il tesoro, l'oro ufficialmente degli Stati Uniti dovrebbe essere depositato, ve lo ricordate dove? In una banca fuori dalla Federal Reserve. C'è qualcuno che si ricorda come si chiama? Bravo, Fort Knox. bravo Mario, bravissimo. Però purtroppo quest'oro sembra che anche se c'è, ovviamente non appartiene agli United States Inc., che addirittura adesso è una compagnia già fallita, ne hanno costituita un'altra, non si sa nemmeno come si chiama, però non è certamente degli americani, voglio essere chiari, sarà lì, sarà di qualcuno naturalmente, ma non credo, perché due senatori hanno provato per circa 5 anni ad avere i pass per andarli a visitare, due senatori americani, immaginate, e non ci sono riusciti. Se volete poi vi dico anche il nome, ma queste cose sono tutte state pubblicate 10-15 anni fa su internet, quindi io non vi dico niente di nuovo, magari voi non le sapete, però sono abbastanza nella controinformazione, sono cose tutte molto conosciute in America. Allora bene, mi fermerei un attimino, avete per caso delle domande? Sì, Vedete io ho qua. una domanda. Prego. Vediamo se riesco a farla. Nella lettura della bolla papale, hai letto di anime maledette trasformate in oro, che in quella dicono come farla la bolla papale. Leggo la stessa cosa sul culto di Cibele, sulle campi di concentramento fatti da sappiamo chi, insomma. E anche lì si parla di morti maledetti, ecco, le anime che vanno ad alimentare tante cose, ecco, bisogna leggere la trilogia. Ecco, Sì, allora guarda, sono legate dimmi, prego. queste cose, tutte queste spiritualità di queste anime e con loro e con tutto il resto, con tutto il circo, insomma. Certamente che sono collegati, certamente, ovviamente. Perché qui si potrebbe, allora, intanto quello che per farti contento ho tradotto quello che Franco Collins dice di Cibele. Poi un giorno lo leggiamo, molto interessante. Purtroppo non è l'immagine che magari vorremmo noi, no? E curiosamente lui dice che Cibele nel corso degli anni da un culto pagano, no? Di provenienza dall'Anatolia, si è trasformata nella figura di Maria Maddalena. E questa è una cosa difficile da digerire, però poi te lo leggo e cioè quello che emerge, no? Da tutte queste cose. Emerge il fatto che c'è un collegamento tra l'anime, le anime e l'oro. Poi che l'Inquisizione si sia inventata il rogo, dove queste mezze streghe o chi rompeva le palle veniva bruciato sul rogo, e quindi questo è chiaramente un rito, no? È un rito di sacrificale a nome di non si sa di chi, va bene? E allo stesso tempo però era anche una maniera per giustificare l'oro che man mano veniva conquistato e veniva portato dal nuovo mondo, perché se vedete le date corrispondono abbastanza bene la creazione dell'Inquisizione che è partita prima in Spagna, però poi dopo con tutto quello che è successo, perché non dimentichiamoci, lo scrivo nella trilogia, che l'Inquisizione finisce a fine Rinascimento. Ora mi ricordo la data precisa, c'è scritto nella teologia, e io ho detto, porca puttana, ma com'è possibile in pieno Rinascimento, no? In cui tutto doveva rifiorire, c'era ancora l'Inquisizione. Quindi c'era comunque un collegamento tra anime, oro, deità solare e sole. Tutte queste cose sono praticamente una collegata a quello che posso aver capito io, una collegata a quell'altra. Poi chi è il direttore d'orchestra? Io non lo so, lo lascio immaginare. Va bene, Duilio? Bene, bene, grazie. Si scoprono Prego. tante cose e alla fine sono tutte collegate. Sono Chissà tutte poi. comunque ragionamenti che facciamo a voce alta, cose che devono Certo, fare prego. riflettere, ma la Ci verità devono. assoluta. Va bene? Certo, poi a cosa servirà tutto quest'oro, tutte queste anime, tutte queste cose? Un giorno magari L'oro ci. rappresenta per loro energia, ok?
Così come l'atto sessuale per loro rappresenta energia, lo abbiamo parlato le volte scorse. L'oro e l'atto sessuale sono il top che loro ricercano. Ricercano queste due cose qui principalmente, non ricercano i soldi. I soldi ce ne hanno già fin troppi, i soldi ce li hanno dati a noi per indebitarci. Loro non li vogliono neanche usare i soldi. Se te c'è un detto. Che dice che i gesuiti non possono toccare le monete o toccare i soldi, no? È proprio per questo, perché i soldi per loro sono lo sterco del diavolo, ce l'hanno data a noi, ma loro chiaramente usano un'altra cosa, in maniera una cosa simbolica, evidentemente, no? Però c'è scritto nei libri, chi te la sa risaputa questa. Eh sì, per farci diventare schiavi, come nelle piantagioni davano agli schiavi la moneta che potevi spenderla soltanto all'interno della piantagione comprando i beni dei padroni, e lo stesso qua, per quello che lo sterco del diavolo non posso toccarlo, perché ci rendono comunque schiavi, perché se non ci fosse questa sudditanza alla moneta faremmo una vita diversa, insomma, non saremmo padre contro figlio o cose così, insomma, ecco. Quindi è un'energia per loro il soldo. Sì, è tutto un fatto energetico, tutto ruota intorno a questi aspetti. Sono tre, almeno tre, poi magari ce ne sono altri. Allora, due li abbiamo già detti. L'energia attraverso il possesso dell'oro, energia catturata attraverso l'atto sessuale, l'energia sprigionata attraverso i riti satanici. Queste sono le tre fonti di energia. Come noi mangiamo, questa gente ricerca queste tre cose. Poi, se sono illuminati di un tipo, iniziati di un tipo o iniziati di un altro, all'elite, purtroppo, indipendentemente dall'iniziazione che ha subito o dalle iniziazioni che hanno subito, perché molti hanno proprio delle iniziazioni opposte che si dovrebbero essere incompatibili, e invece agli alti livelli sono compatibilissimi, perché tutti siedono nel salotto buono, no? Mi sembra abbastanza evidente, anche se litigano, tutte queste iniziazioni sono comunque insomma, venerano comunque tutte queste cose qua, ricercano tutte queste cose qui. Altre domande? Vanno ad alimentare magari anche Moloch, e comunque noi facciamo parte di un sistema di energia che è qualcosa che noi non conosciamo, è più grosso di noi, insomma, ecco. Va bene, ho finito. Grazie comunque delle cose Sì, no, è che giusto quello che dice, perché loro hanno bisogno anche degli alti livelli, si dice che loro hanno bisogno anche della nostra energia. Però sono quelle energie lì che ti dicevo, no? Che loro ricercano, capito? Sono proprio un po' anche quelle stesse cose lì. Benissimo, altre domande? Se no passiamo al Grazie. discorso tagli, eh? Adesso avete anche Puoi domande sulle taglie? Prego, Mario. riassumere i tre punti? Energia attraverso il possesso dell'oro, no? Energia Sì. catturata attraverso l'atto sessuale, il terzo, energia sprigionata attraverso. I riti satanici, Ah, ok. riti, scusatemi, riti sacrificali. Una Ah, volta sacri. a Roma sacrificavano il toro, mi sembra di ricordare, nei culti druidi si sacrificavano altri animali, aspetta, un altro animale, non mi ricordo se era il gatto, non so, sì, oppure le vergini. Non so bene come quello che succedeva in Asia, ci dovrei pensare, però in tutte le culture, agli alti livelli, ci sono sempre stati riti di questo tipo. Mauro Billino, no? Ha ricordato tante volte la carne bruciata, no? Che loro avevano bisogno di sentire l'odore della carne bruciata. Per avere la carne bruciata devi bruciare della carne, no? Se no che odore hai? Quindi questi Elohim probabilmente sono un po' la stessa cosa, un po' la stessa cosa agli alti livelli, che poi siano terrestri o umani,
Io questo non lo so, non l'ho ancora capito. Saranno semidei? Non lo so. Bene, benissimo. Altre domande? Passiamo al discorso taglie. Via. Domande sul discorso taglie e nuovi programmi. Io ho delle novità, anzi devo fare una premessa. Io sono il primo a dovermi in un certo senso scusare se non siamo riusciti in un tempo ragionevole a essere chiari su queste offerte. Ma io ho una scusante. E la scusante è che ho volutamente posticipato il training che avrei dovuto fare a febbraio per chiarirmi un pochino le idee e combattere per i documenti che ci hanno nel frattempo abbiamo messo insieme e adesso farò poi l'intervento, diciamo così, non l'intervento, il training la prossima settimana. Quindi, come ho detto, la mia intenzione è quella di, da un lato, di capire bene, e ora ci sono vicino, questo come funziona il discorso delle taglie, e dall'altro di essere in una situazione in cui possa aprire anche un conto corrente. E non vi nascondo il fatto che sono un attimino così inquietato, mi sono inquietato con Walter perché lui ha dei problemi familiari, però allo stesso tempo noi abbiamo amici che hanno già sottoscritto precedentemente e che stanno aspettando da una o due settimane perché lui è occupato. E questo dal punto di vista del servizio al cliente, per chi ha capito come vorrei operare io, è una cosa che mi dà particolarmente fastidio, perché non è un buon servizio al cliente. Quindi io mi scuso purtroppo di questa cosa qui, per quello che posso cercherò di capire anch'io, di rendermi completamente indipendente in caso di necessità. E come si dice, qualche volta bisogna accettare anche queste situazioni qua. Pazienza. Benissimo. Allora, domande sulle nuove taglie, cose che non avete ancora capito. Io ho messo insieme un documento che per chi me lo richiede è un draft. Vi manderò via Telegram, comunque ve lo mando. Nel quale io delineo in maniera, credo, abbastanza chiara come funziona soprattutto il discorso del bonus, no? E il soprannominato valorizzazione del metallo, valorizzazione metallo, perché Switch Pilot, uno che conosce l'inglese, capisce un attimino che è una cosa che c'è un cambio, no? Come Switch vuol dire interruttore, però di per sé dice poco niente, purtroppo. Così. Quindi io ho puntato invece sull'aspetto concreto che fa questo switch pilot, che è proprio la valorizzazione dell'oro. Quindi, e questa è la cosa importante, no? Che poi bisogna acquisire. Domande? Allora, la prima cosa che vi devo dire è questa. Bisogna distinguere clienti nuovi tra clienti che hanno sottoscritto per Royal Class. Lascio perdere per il momento coloro che hanno fatto piani di accumulo, che comunque sia si possono gestire singolarmente nella telefonata tu per tu. Però se fa confusione non si capisce nulla. Quindi coloro che hanno sottoscritto una Royal Class. Distinguiamo sostanzialmente clienti che hanno fatto meno di 50.000 di investimento e clienti che hanno fatto oltre i 50.000 euro di investimento. Va bene? Allora, intanto, per accedere ai nuovi programmi a taglie, e quindi ci concentriamo sulla L e sulla XL, dimentichiamoci per il momento la S e la M, perché non c'è la valorizzazione del metallo, non si può valorizzare nulla, si può solo manualmente con la M, lasciamolo perdere. Cosa troppo complicata, vabbè, lasciamo perdere. Ci concentriamo sulla XXL. Quando si accedono a queste nuove taglie, lo si può fare, ma bisogna il Royal Class esistente, cioè contrariamente a quello che si era detto, mi sembra, nei miei interventi, il Royal Class esistente deve essere chiuso e deve il contenuto di metalli, ovviamente, viene passato
trasferito sul il programma nuovo. Quindi il Royal Class, man mano c'è anche un foglio che bisogna compilare, nel quale noi si esprime il desiderio, si accetta la rinuncia sul Royal Class e perché si vuole aprire una XL. Va bene? Allora, per chi ha questo già il Royal Class, è chiaro che se hanno intorno ai 20-25 mila euro di deposito, che siano oro, qualsiasi tipo, poi ne parliamo dopo il discorso dell'oro, argento, platino e palladio, può accedere al programma L, no? Perché è chiaro che il programma XL parte, come abbiamo detto, da 50 in su, però in un certo senso possono aprire anche l'XL. Invece di investire 1.400, investono 2.800 e invece di avere un switch solo al giorno, ce ne hanno due. No? È come è un potenziamento, no? La valorizzazione è un potenziamento. Invece di andare ad un motore, va a due motori. E quindi alla fine dell'anno, naturalmente, fa un investimento superiore, ma ci avrà una maggiore grammatura. Abbiamo visto che nella proiezione che hanno fatto loro, tanto per ragionare sui numeri, in 33 mesi, curioso che abbiamo scelto 33 mesi, sono passati dal gennaio del 2011 al settembre, no? Mi sembra fosse settembre del 2023, con un incremento di 33-35 grammi di oro, che è da 100, cioè è diventato 135, posso chiamarlo una magia, eh? Anche questa è proprio una magia. Quindi il sistema funziona, funziona sicuramente. E soprattutto non ha rischi di nessun tipo. Mi fermo un attimo, sto parlando di questo discorso della X e della XL. C'è Felice che vuol fare una domanda, credo. Oppure ti sei alzato la manina per errore, Felice? Buongiorno, no, sono arrivato in ritardo, ma ho alzato la manina per errore. Benissimo, non fa niente. Allora, dicevamo Grazie. XXL. Quindi la cosa importante è che per chi ha la Royal Class non esisterà più, ci saranno soltanto L e XL, va bene? Allora, per accedere, e questa è la cosa importante, va bene? Prima di tutto, perché se era fatta purtroppo non eravamo stati particolarmente chiari. Allora, la cosa che facciamo adesso è leggervi con calma quello che ho scritto, così c'è tutto già spiegato. Presentato, l'unica cosa che vi chiedo di fare possibilmente è di vedere listino prezzi, perché è chiaro che se abbiamo listino prezzi davanti si capisce tutto molto meglio, se no è una cosa tutto per aria così e si ragiona peggio. Me lo apro anch'io, anche se poi naturalmente ce l'ho, eccolo qua. Va bene? Benissimo. Ecco. Listino prezzi, la prima pagina vi parla del valore dei costi dell'oro, lasciate poi, andata alla seconda, no? Dove sono presentate le quattro taglie. Lasciamo perdere per il momento le prime due e concentriamoci sulle seconde. Allora, leggo, in questo documento ti dettaglio come funzionano i bonus sui nuovi programmi a taglie SMLX. Allora, prima di arrivare al bonus, andiamo a vedere il listino prezzi e cosa leggiamo. Leggiamo che c'è un premio da pagare, quindi c'è una fee da pagare, ci sono degli sconti e questi sono chiari da leggere, no? Quindi non c'è da spiegare niente. Cioè, apri una L, paghi 1.200 più 200 di commissioni loro, quindi 1.400 in totale, anzi, 200 sono, scusate, sono in metallo. Stessa, sì, poi c'è la XL. Che costa 2.400, se volete accedere ad un ulteriore 3% di sconto, quindi 6% di sconto, dovete comprare anche 400 di metalli e avete il meglio del meglio, quella che io avrei chiamato XL Plus, la stessa cosa, loro la chiamano normale e va bene. A questo punto vediamo il discorso dei bonus e vi devo continuare la lettura, via, perché se le cose mi vengono in mente, ma è meglio se vi leggo. Le prime due, allora, i primi due piani, la S e la M, sono praticamente piani di accumulo sul tipo dei precedenti Smart Business e Premio ed è tutto più chiaro, più facile. Questi piani di accumulo e la Royal Class non esistono più e sono stati sostituiti da quelli a taglie.
Le condizioni di accesso sono identiche sia per nuovi che vecchi clienti. Ora poi vi spiego qual è eventualmente la differenza. In questo documento ci concentriamo sui programmi X e XL per acquisto dei metalli rispettivamente dai 20 ai 100.000 euro per la L e dai 20 ai 500.000 euro per la XL. Questi valori noi li ritroviamo al punto Switch Pilot in basso, se l'andate a vedere, in cui c'è scritto il Switch Pilot per la L c'è uno per tutti i giorni automaticamente alle 15 del pomeriggio, ovviamente, da 20 a 100.000 euro. Quindi qualsiasi tipo di investimento voi facciate con la L dai 20 ai 100.000 scatta automaticamente una volta al giorno il Switch Pilot e voi non dovete fare assolutamente niente. L'unica cosa che dovete fare è scegliere su quale metallo puntate. Lo vediamo dopo. Mentre invece accanto si legge che il Switch Pilot funziona due volte al giorno, tutti i giorni automaticamente, la mattina alle 11 e pomeriggio alle 15, dai 20 ai 500.000 euro. Quindi, come dicevo, tutti coloro che hanno fatto poi un certo tipo di acquisto rientrano in questa categoria, ovviamente. I 20.000 che menziona qui non sono da confondere con i 27.000 che menzioniamo nei bonus e che vediamo dopo. Sono il minimo di cui abbiamo bisogno per accedere, utilizzare i vantaggi offerti dalla valorizzazione del metallo di cui abbiamo detto. Torniamo alla lettura. Quindi, punto primo, per utilizzare il nuovo e rivoluzionare software chiamato Switch Pilot, che io chiamo valorizzazione metallo, in seguito VM, dovrai acquistare un minimo di 20.000 euro in oro o in argento e poi decidere se preferisci puntare sull'oro o sull'argento. Ma indipendentemente dall'incremento del valore reale del metallo, fine anno, il risultato alla fine dell'anno del lavoro resa del software è lo stesso. Cioè, questo è un punto, anche questo è importante, perché non è importante se per il software puntate sull'oro, sul metallo, tanto quello in automatico, qualsiasi cosa succeda, c'è il guadagno di grammatura. Quello che fa la differenza, naturalmente, è se in genere quasi tutti noi abbiamo più oro, no, di argento, siccome l'argento dicono tutti che si dovrebbe rivalutare nel corso, insomma, del tempo, probabilmente sarebbe bene puntare sull'argento, quindi avere almeno 20.000 euro di deposito in argento e selezionare argento senza toccare niente sul software, perché il software è stato programmato per lavorare per conto suo, sia che si scelga oro sia che si scelga argento. Continua la lettura. Per i dettagli sul Switch Pilot VM ti rimando ai nostri interventi sul canale di Telegram e su quello di YouTube. Il Switch Pilot VM è stato sviluppato considerando il fatto che il rapporto tra oro e argento, che in passato è stato anche di 1 a 1, in questo periodo è intorno a 1 a 80 e oscilla. Naturalmente più si incrementa l'argento, cosa succederà se si incrementa il valore dell'argento a questa ratio, a questo rapporto? Il valore va su o va giù? La ratio. Mi seguite? Ci siete? Diminuisce. Bravo, bravo, benissimo, benissimo. Il valore diminuisce, no? È chiaro, se si apprezza l'argento. Viceversa, se si apprezza l'oro. Sul listino prezzi sulla sinistra vedi le voci, premi, sconti, eccetera, sino all'ultimo costo di consegna. Di seguito analizzeremo gli aspetti relativi a come funzionano i bonus per la restituzione del premio e per le spese mensili di deposito quando apri una XL. Io qui considero, appunto, per la L il discorso è praticamente lo stesso, ma per importi inferiori. Quindi ora io vi parlerò della XL. Ricordo che per la L il switch point viene effettuato in automatico solo una volta al giorno e per la XL due volte al giorno, ve l'ho appena letto. Questo aspetto è stato trattato bene negli interventi in rete. Poi vi metto anche la foto di sotto in cui vi presento il switch pilot, quella che poi vedrete quando aprite il sito di Avesta. Bonus.
Vediamo come viene restituito il premio per la XL24 di 2.400 euro. Questa può essere di due tipi, l'abbiamo detto, no? Con il 3% sconto metalli o col 6% sconto con l'ulteriore acquisto di 400 euro di metalli, ed è questa la soluzione che io suggerisco. Allora, per aprire una XL devi versare 2.800 euro, che sono costituiti da 2.400 di premio e 400 di acquisto metalli, e sotto naturalmente ripresento lo schemino che ce l'avete davanti agli occhi. Bonus rimborso di 2.400 euro. Quando acquisti un totale di 12.000 euro in automatico, dal mese successivo parte il rimborso di 80 euro per i seguenti 8 mesi, in effetti sono 7 mesi e mezzo, e recuperi i primi 600 euro. Cioè, cosa può capitare? Può capitare che uno non compra subito 50.000 euro, no? Compra 12.000 euro. E allora in questo caso gli scatta il primo bonus su quell'importo lì. Quindi memorizzate queste date e questi importi, perché io suggerisco, quando aprite il conto, di utilizzare questi, così almeno è tutto più ordinato, non importi a caso. Per l'acquisto fino a 27.000 euro parte in automatico la restituzione degli, scusate, benissimo, per la, scusatemi, per acquisti sino a 27.000 euro parte in automatico la restituzione di altri 80 euro. Per gli altri 8 mesi, 7 mesi e mezzo, e recuperi altri 600 euro. Quindi i primi 600 li recuperi quando compri un totale di 12.000 euro, gli altri 600 li recuperi quando acquisti fino a 27.000 euro. Quindi un totale sono 7 mesi e mezzo, 7 mesi e mezzo fanno 15, recuperi già 1.200 euro. Credo che sia tutto chiaro. Per acquisti fino a 50.000 euro in automatico dal mese successivo, parte il rimborso di 80 euro per i successivi 15 mesi. Quindi 80 per 15 fa 1.200, e con questo hai la restituzione completa di 2.024 euro di premio. In altre parole, se acquisti un totale di 12 più 2.800, riceverai 800 euro. 80 euro sempre in metalli per gli 8 mesi successivi. Se acquisti un totale di 27 più 2.800 riceverai 80 euro in metalli per gli 8 mesi successivi. Quindi la conclusione è: la cosa più semplice da fare quando è possibile è aprire una XL per l'importo di 52.800, 50 di acquisto metalli, 2.400 di premio più 400 di acquisto metalli, e dal mese dopo inizierai a recuperare 80 euro in automatico per 30 mesi. È un pochino magari complicato, però se uno ci pensa un attimo, la matematica va bene. Cliente Royal Class, hai due possibilità. Se sei un cliente Royal Class, hai due possibilità. Prima, fare l'upgrade pagando 1.400 euro per l'aggiornamento L o 2.800 per quello XL. Ma se non compri metalli per un totale di 27, almeno di 27.000 euro, che è quello che prevede la L, lo trovate nei bonus, dove è scritto dei bonus, o per un totale di 50.000 euro per la XL, non avrai il rimborso del bonus. Avete capito, no? Se siete adesso Royal Class, fate tutto il cambiamento, no? Qui ho detto upgrade, in effetti non è un upgrade, perché dobbiamo chiudere Royal Class, va aggiornato questa cosa qui, l'ho fatta 2 o 3 giorni fa, e aprite poi quella dopo. Se non acquistate ancora metallo per gli importi previsti, avete diciamo, non avete il bonus, ma avete comunque l'incremento di grammatura a fine anno, che è quella che conta in questo senso. Oppure puoi fare l'upgrade pagando 1.400 euro con l'aggiornamento, per l'aggiornamento alla L, o i 2.200 per la XL, comprando metalli per un totale rispettivamente di 27.000 euro per la L o di 50.000 euro per la XL, e avrai il rimborso dei bonus in 24 mesi, come spiegato precedentemente. Vedete? Quindi la differenza
Se comprate ancora metalli, allora avete il bonus rimborsato completo. Se non lo potete comprare, perché non ce l'avete, soldi, ma di poco, rinunciate al bonus, non avete rimborso il bonus, però avete comunque il vantaggio che la valorizzazione, il Swift di valorizzazione, vi garantisce. Spese, avete domande su questa prima parte? No, passiamo alle spese dei metalli di deposito. Chiedo una cosa io a Max. Sì, Mario. Allora, se facciamo il caso di uno che abbia già la come si chiama? Class, no? La Gold Class. Royal Class, ok. Mettiamo che abbia, non so, 40.000, facciamo un esempio, no? Sì. Che poi magari sono meno, saranno 38, perché poi, vabbè, per il discorso del cambio. Allora, per accedere, diciamo, alla XL, cosa deve fare? Facciamo un esempio pratico, ecco. Deve pagare 40.000 più 2.800. Cioè, gli ha già pagati 40.000, giusto? L'aveva già? Consideri che di quelli che ha già pagato. Devi chiudere e rinunciare... devi chiudere, rinunciare alla Royal Class, i metalli ti saranno ovviamente trasferiti sulla XL e per accedere all'XL devi pagare la XL al 6% di sconto, con il doppio switch devi pagare 2.800 euro. Comprare 400 di metalli e aprire il conto per un premio di 2.400, però in questo caso non avrai il rimborso del bonus, cioè dell'apertura conto. E per invece avere il rimborso devi arrivare a 50.000, quindi devi acquistare, che so, facendo l'esempio di prima, da 40 devi andare a 50, devi acquistare 10.000 euro in metallo, sì. Giusto? No, però devono essere soldi freschi, non puoi utilizzare l'acquisto già fatto precedentemente, devono essere soldi nuovi. Mi ero fatto l'idea che ci volesse aggiungere dei soldi nuovi, ma che aggiunti a quelli che c'erano già ti davano un totale di, invece deve essere esclusivamente soldi nuovi. Allora, hai, lo ripeto, hai il vantaggio del pilot a fine anno e quindi ti conviene di sicuro, perché la grammatura che guadagni è sicuramente superiore ai 2.400 di premio, chiaro? Però purtroppo non hai rimborso del bonus. Allora, questo nel caso che io rimanga a 40 oppure devo comunque andare a 50? No, è comunque indipendente da questo. A questo punto è comunque indipendente. Quindi se uno, facciamo l'esempio, uno vuole rimanere così com'è, senza fare ulteriori acquisti, ed è già in Royal Class, e supponiamo sì. Che sia, facciamo per esempio di prima, 40.000, ok? Sì. A quel punto lì deve comunque chiudere la Royal Class, perché non esisterà più. No, la puoi tenere, eh? Ah, però è una cosa che avevi detto prima, forse ho capito male, non esisterà più la Royal Class, dicevi, invece esiste per cui... Esatto, se ce l'hai la puoi mantenere, non succede niente. Nel momento in cui però vuoi fare l'upgrade, fare il cambio a cosa nuova, allora devi chiudere e devi trasferire tutto sulla nuova, e questo naturalmente è logico, no? È dovuto al nuovo sistema, se no anche loro non capiscono più niente. Devi trasferire tutto quello che hai sul sistema nuovo a taglie, e allora poi scatta la valorizzazione, no? Chiaro, questa è la cosa importante. Guardate che questa è una cosa unica al mondo, ce l'ha solo Western, e contrariamente a quello che pensavo io, mi hanno detto, ora lo devo verificare, ma mi hanno detto che questa è una cosa che hanno sviluppato internamente ad Western, naturalmente riprendendo il concetto del bot, il famoso bot presente sulle monete digitali, è chiaro, però l'hanno messo a punto loro, è tanto di cappello. Domanda? Sì. Allora, da queste ultime cose ho compreso che se uno da Royal Class sposta, deve fare un trasferimento di tutto, non può lasciare avere due cose aperte. No, mi sembra di aver capito. Quello che ti suggerirei io, sì, di fare tutto, è chiaro. Però in teoria te puoi trasferire anche un valore equivalente a 20.000 euro
o di oro o di argento e basta. E l'altro lo puoi lasciare lì. Mettiamo caso che uno ha 100-150 mila euro. No, ci sono clienti, c'è anche 200 e più. Ebbene, loro non sono obbligati a fare tutto il cambio, eh? Assolutamente no. Possono prendere 20 mila euro d'oro, tra 20 mila euro ci mettono i famosi, no? 2.800 sopra e aprono un nuovo conto e lavorano solo col pilot, con questo sistema di valorizzazione, e lavora soltanto sui 20.000 euro, sia che sia oro o argento, non cambia poco, magari è più conveniente fare argento, va bene lo stesso, e lascia, mettiamo il caso, avessi 100.000 euro, lascia gli altri 80.000 sul vecchio Royal Class. Io l'ho capita così, però ora ho un minimo di riserva. Dovrebbe funzionare così, Dovrebbe funzionare così, però. Che l'ha detto anche Walter Manca negli ultimi interventi, spero sia corretto. Perché purtroppo anche lui non è stato proprio precisissimo. Purtroppo gli hanno dato anche a lui delle informazioni che non erano, non so cosa sia successo. Si vede, sono cose nuove lì, sono un po' di tempo anche per loro, per capire poi, capite, parlando in tedesco, altre volte lui non è di madrelingua tedesca, no? Lo capisce, immagino, abbastanza bene, però il direttore commerciale Careques, purtroppo io non ci posso parlare perché non parla né italiano né inglese, e io sono limitato, devo parlare, quindi ho chiesto a Mr. Wang, che poi dovrebbe essere, da quello che ho capito io, l'ideatore di questo sistema, Mr. Wang, e gli ho spiegato la situazione e mi ha detto: stai tranquillo, facciamo noi e la prossima settimana e chiariamo tutto. Domanda. Tornando all'esempio che chiedeva Erika, tu hai fatto un esempio poi ovviamente su una cifra maggiorata, 150, 200 mila, ma se uno ha una cifra notevolmente inferiore, volesse stare con piede su due scarpe, cioè mantenere la Royal Class con una certa cifra e spostare il resto nella classe, nelle taglie, scusa, e ovviamente se va di sotto di un certo valore in quello che rimane nella Royal Class, non diventa più Royal Class quello che rimane, giusto? No, rimane nella Royal Class, certo, rimane in deposito come Royal Class fino a che non decide di trasferire tutto, a quel punto rinuncia alla Royal Class e passi tutto sulla... Sì, però attenzione, se uno non ragiona con cifre alte, tipo 150, 200 mila euro, ma facciamo che uno abbia, facciamo ancora l'esempio di prima, 40 mila, dice 20 mila oppure 15 mila, non so, li lascio così come sono in Royal Class. Gli altri, quindi non so, se fossero 10 mila, sono 30 mila, li trasferisco in XL, quello che è, se si può. Sì, e certo. quello che rimane poi nella Royal Class non sono più quei 40.000 iniziali, sono una cifra notevolmente più bassa, è di sotto, sì, di un certo tetto, questo intendo io. Sì, non ha importanza, rimane lì, anche non ti dicono, no. Anche fossero 10 euro rimangono lì, non c'è problema. Ma è come Royal Class, come allora, trattamento Royal Class, oppure vai scivolare sulla S, la M, capito? No, non c'entra nulla. Cioè, quando scegli una taglia, quella sarà la tua taglia. Cioè, scegli la XL, è l'ultima taglia possibile che è disponibile. Sei già lì, non vai indietro. No, mi sono spiegato male. Però se uno rimane come Royal Class con una certa cifra, tu sei arrivato alla Royal Class perché avevi quella cifra minima. Va a impoverirsi, sì, questa cifra, perché vai a spostare nelle classi, adesso mi sto spiegando meglio. Quindi sì, quello che rimane nella Royal Class, classe vecchia, chiamiamola così, ma era privilegiata rispetto alle altre classi, viene a svalutarsi, non riesci più a rimanere nella Royal Class, giusto? No, non c'entra nulla, sono due aspetti diversi. Uno è l'accesso per usufruire dell'apertura conto gratis, che vi ho spiegato, con una deroga speciale concessa all'Italia, hanno spostato da 50 a 25. È un discorso, è quello che invece Ovesta ti permette in questo momento di mantenere sulla Royal Class. D'altronde non possono obbligarti a trasferire tutto sulla nuova taglia. Ti dicono, se lo vuoi trasferire, lo trasferisci.
se non lo vuoi trasferire, sappi che il minimo è 20.000 euro che devi avere per utilizzare il valorizzatore, perché con meno non ti funziona, e apri poi il sia che sia una L, sia che sia una XL, e sposti 20.000 euro di metalli dalla Royal Class alla taglia nuova, capito? Alla taglia che vuoi scegliere. Quale potrebbe essere il problema? Ve lo dico io. Il problema è il seguente. Il problema è che molti di noi hanno comprato oro, mentre in questo momento converrebbe probabilmente puntare sull'argento, perché si dovrebbe rivalutare di più di quella fine dell'anno, va bene? E quindi uno magari può essere in difficoltà perché c'ha il 50% d'oro, il 20% di platino e palladio e il 10% d'argento, che è il mio caso, va bene? Allora io cosa dovrei fare? O me ne frego e sposto 20.000 dall'oro sulla XL o sulla L, oppure devo vendere un po' di palladio, devo vendere un po' di, insomma, degli altri di oro per arrivare ai 20.000 euro che mi servono di argento, per poi puntare sull'argento e far funzionare il valorizzatore, perché senza quei 20.000 lì sul conto no, il sistema non funziona. Ti ho spiegato? Quindi, stiamo in quell'esempio di prima, perché è un po' comodo anche tenere così. Allora, 40.000 uno ha, l'aveva nella Royal Class, ce l'ha insomma nella Royal Class, e uno che vuole dire, beh, vediamo come va, investo semplicemente una parte di questa quota nelle classi, potrebbe sì. Dire 20.000 li lascio nella Royal Class, gli altri 20.000 li sposto nel da XL, e magari acquisto 10.000, facciamo, di argento, così creo anche questo meccanismo, no? Già magari avevi qualcosa, e con quei 30.000, cioè i 20.000 che ho spostato della Royal Class di oro più 10.000 che ho acquistato di argento, che acquisterò di argento, mi trovo con 30.000 e posso accedere alla XL. In questo caso quanto devo pagare quindi per... Per accedere alla XL non devi aggiungere altri 10.000. No, ma era per creare quel meccanismo di guadagno, perché magari uno ha poco argento, capito? Allora, ci sono diversi casi, Mario, no? Facciamo il caso più semplice. Il caso di uno che non vuole investire, non ha soldi per investire, perché poi se uno vuole investire, è chiaro, ci può mettere nel nuovo programma tutto quello che vuole. Cioè, chiaro, no? Qui parliamo del caso critico. Il caso critico è che uno debba passare dal Royal Class a una delle nuove taglie X o XL, ma allo stesso tempo non ha soldi da investirci. Cioè, soltanto magari qualche soldo per comprare 1.400 o 2.800, che sono le fee che bisogna pagare, che te l'ho spiegato, no? Per aprire rispettivamente la L o la XL. Te in pratica hai bisogno solo di questi soldi. Poi ci vuoi mettere altri 10.000 euro sopra, 20.000 euro, 30.000 euro, libero di farlo. Il problema non è quello. Il problema è che comunque nel nuovo conto te devi avere 20.000 euro di un metallo soltanto, o argento o oro. Non possono essere 50 e 50, capisci? E questo è il problema pratico da gestire. Uno dei problemi pratici da gestire. Quindi ognuno deve fare mente locale sulle percentuali che ha in questo momento sul Royal Class e dire, beh sì, effettivamente io ce l'ho 20.000 in oro. Li prendi e ci metti la differenza che ci vuoi mettere e decidi se vuoi fare una L o una XL. Vi ho già detto ovviamente che la XL è meglio, perché per gli acquisti successivi ci avete il 6% di sconto sull'oro, no? Evidente. E a quel punto inizi a fare il discorso di valorizzazione, capito? Ti costa 2.800. Quindi quando uno, quando uno deve partire con la nuova, con un nuovo modo, basta solo che parte con una cifra iniziale, che so, 20.000 euro, di un solo metallo. Sì. Io mi ero fatto l'idea così che doveva partire con due metalli in maniera da passare dall'uno all'altro, invece non serve,
basta solo uno di due metalli, tipo 20.000 oro. Poi si pensa il sistema ad acquistare mano a mano argento che vede che sale, giusto? Sì, 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 è così per forza, perché non possono obbligarti a avere 20 di oro e 20 di argento, no? Questa è abbastanza... Ti obbligassero, nel senso che dicono deve averli tutti e due in maniera che possiamo passare dall'uno all'altro, invece... No, era utile come dovrebbe esserci scritto anche... Vediamo un po' se c'è scritto anche qua. No, nel listino prezzi non mi sembra che ci sia scritto questo aspetto, ma è sicuramente così. Cioè, devi avere 20.000 euro, l'abbiamo ripetuto diverse volte, logico che sia così. 20.000 euro di un metallo soltanto. O argento o gli altri sono fuori dal discorso. Quindi il 6% ce l'hai sull'acquisto di ulteriore metallo, lo sconto intendo. Poi ci sono il fee di 2800 se c'hai XL o 1200 se hai la L, e però per accedere, diciamo, a questo meccanismo devi pagare, devi acquistare 400 euro in metallo, giusto? Oltre il fee, giusto? Sì. Ecco, comincia la l'idea più chiara adesso, perfetto. Ci dovrò ancora un po' ragionarci sopra, ma tutte le caselle stanno tornando al loro posto. E purtroppo non c'è il bonus, però ci avete il valorizzatore, quindi i soldi li recuperate in tempo brevi, in meno di un mese, in meno di un anno dovreste recuperare tutto, anche di più, dal calcolo grosso modo che ho fatto io. E un'ultima cosa, tu prima parlavi di tenere d'occhio la tabella mentre stavi spiegando, ottimo, però io questo non sono riuscito a vedere la tabella mentre... Tu la vai, in qualche maniera l'hai postata da qualche parte, giusto? Così poi magari quando le registrazioni poi... Di quale tabella stai parlando? Quella esplicativa, quella di cui parlavi, quando hai detto all'inizio della spiegazione, seguite la tabella, che così è tutto più chiaro mentre io sto spiegando. Il listino prezzi? Sì, tabella di listino prezzi, sì. E dove prezzi? Lo trovo? Il listino prezzi te lo posso ricaricare anche al volo, vediamo se ce la faccio. Oppure mi dici, guarda, l'ho postato in tot data in questo sito, non so, vedi tu. Aspetta, un attimo di pazienza. Sì, penso che possa servire un po' a tutti come domanda che ho fatto, anche perché non so se tutti quanti in quel momento sanno dove trovarlo questo listino prezzo, l'avevano sotto mano, insomma, ecco. Ecco qui, te l'ho posto su... Lei l'ha appena postato sul canale, va bene? Tenete presente un altro aspetto, che io vi dico tutto quello che so, ma questo non è un canale privato. Cioè, questo è un canale in cui anche i concorrenti vengono e ascoltano quello che si dice. Però io me ne sbatte con gli occhi, cazzi loro. Cioè, tanto io sono convinto di quello che dico e va bene lo stesso. Cioè, dovrebbero anche essere delle cose in cui poi si parla... in maniera diretta, capite quello che voglio dire? No, ragazzi, va bene essere bravi, ma essere bischeri si dice a Lucca no. Bene, altre domande? Se no si passa brevemente alle spese mensili di deposito per chiarire anche questo punto qua. Beh, chiedo un'ultima cosa. Questa anche la volta scorsa, però non sono sicuro di aver capito, quindi... Allora, aspetta che adesso mi è scappato di testa. Dunque. Ah sì, se uno vuole comunque, vuole sì entrare in questo meccanismo di valorizzazione, ma nello stesso tempo vuole anche non andare di sotto di una certa percentuale di oro investito che ha rispetto all'argento. Non so se ricordi, forse l'ho fatto un paio di volte fa questa domanda. E quindi si affida sì a questo contabilizzatore automatico, però vuole anche che non si scenda di sotto di una certa percentuale di oro che lui vuole mantenere, perché ovviamente possiamo speculare sull'argento, ma magari io voglio comunque avere almeno un 50% di oro, ok? Un 60% magari anche. Si può impostare, prendere accordi con Uvesta finché non si scenda di sotto di questo valore durante i cambi? Certamente, ma te non hai problemi, te sei una persona che vuole, in un certo senso sono d'accordissimo con te, puntare sull'oro.
Ce l'hai già l'oro, non hai problemi, basta che tu trasferisca la cifra equivalente a 20.000 e automaticamente ti parte tutto il sistema, te non devi fare nulla. Il problema, insomma, sussiste per coloro che decidono, vogliono puntare sull'argento, la maggior parte dei quali invece avrà oro, e allora bisogna convertire l'oro in argento per arrivare a un quantitativo minimo di 20.000, allora c'è da lavorarci un pochino di più, capito? O compra argento, o compra, la cosa migliore sarebbe comprare argento, perché è anche a ribasso, no? E quindi, vi dico una cosa, scusami, non ti voglio perdere. Un esempio, ora sarebbe un momento buono per chi ha soldi, per comprare palladio. È come una cosa di, è come un'azione di borsa, no? È come un'azione di borsa che vale poco, però si sa che l'azienda è un'azienda sana, è un'azienda in salute, allora si compra l'azione quando è bassa, perché poi sappiamo che rialza. Stessa cosa succede al palladio. Se adesso il palladio si è ribassato per tutta una serie di ragioni, lo sapete, sembra collegata alle marmitte elettriche, all'elettrico, queste cose qui, però sono convinto che riprenderà. Quindi, peraltro, la cosa migliore da fare, se uno ci avesse qualche soldarello in questo momento, sarebbe investire in Ovesta, non tanto in oro che si è già apprezzato, ma in palladio. Dico una cosa assurda che magari nessuno vi direbbe, però funziona così, il trading funziona così, no? Si comprano azioni nelle quali si ha fiducia quando hanno un valore basso, ma non si compra mai un'azione quando un'azione è una quota azionaria quando è al top, no? Vede? Sì, però mi pareva di capire, da quello che dicevi tu e anche Walter, che il palladio è legato un po' alle marmitte catalitiche, al futuro delle marmitte catalitiche. Non è ancora certo che verrà dilazionato i tempi in cui ti obbligano con la macchina elettrica, per cui non c'è più bisogno della marmitta catalitica. Quindi non è detto, insomma, che abbia un futuro. Ma non ha importanza, è un metallo, e per far funzionare le macchine in futuro loro avranno bisogno di tutti i metalli. Ma ricordati questo, il migliore investimento che puoi fare al giorno d'oggi è in un'azienda che produce metalli o che lavora metalli. Fregatene se in questo momento sono deprezzati. Anzi, te l'ho appena spiegato, il momento in cui dovresti investire, perché proprio il metallo è deprezzato. Se fosse già al top, hai sicuramente più rischi. Capito? È quello che vi dicevo io sull'oro a settembre, ottobre, novembre, no? Che abbiamo sempre detto, guarda, l'oro è deprezzato, andrà sicuramente oltre 70. Lo stesso ragionamento preciso. Bisognerà vedere che percentuale di utilizzo ha il palladio, non solo sulla marmitta catalitica, ma anche su altri componenti. Perché se è principalmente marmitta catalitica, è tutto legato soprattutto a quello, insomma, ecco, questo intendo io. Non parlo da esperto, ma ho sentito dire, insomma, che molto è marmitta catalitica, è poco il resto. Non sento niente. Mario, ascolta, non complichiamoci troppo la vita. Vi ho detto questa cosa qui per farvi ragionare. Non è che la dovete... No, non sento ancora niente, non so gli altri. Mi sentite? Sì, adesso sì. Da un secondo, due, sì, prima non si sentiva. Esatto. Di nuovo stavo dicendo, ho fatto solo per fare un esempio, non dovete essere assolutamente, capito? Non dovete essere obbligati a comprare niente, assolutamente. Ritorno alla domanda, mi sentite? Adesso sì, ritorno alla domanda che ho fatto prima. Mi senti tu? Sì? Sì. Ok, allora ritorno alla domanda che ho fatto prima. Quando io ho quando io ho fatto l'esempio di dire che non voglio scendere di sotto di una certa percentuale di oro, pur avendo argento, non è che intendevo voglio puntare sull'oro, volevo dire che voglio anche sfruttare l'effetto rialzamento che avrà quasi certamente l'argento, ma non voglio perdere
la possibilità di avere comunque una percentuale minima decisa subito, fin da adesso, che so, di un 50% di oro. La risposta che hai dato tu era allora punta sull'argento e imposta il contatore così. Allora, vediamo di riformulare l'analisi che vi ho detto. Parlavo la volta scorsa con Cristoforo, no, un amico, che però lui ha investito una certa cifra, va bene? Gli ho detto, guarda Cristoforo, la cosa migliore da fare, e te sei nella condizione di farlo, che lui ha una certa cifra, va bene? È quella di mantenere 50% d'oro e 50% d'argento. Capito? Quindi in qualsiasi momento cambia il vento e te fai selezioni punti sull'argento per un certo periodo, magari cambia il vento, si apprezza una cosa e quell'altra, cambi il valorizzatore e metti l'oro. La cosa migliore sarebbe avere 40.000 euro sul conto, 20% di oro e 20% d'argento, così in qualsiasi momento voi potete fare il cambio senza nessun tipo di problema. E fate anche diversificazione, capito? No, questa non 20%, 40, 50% di oro e 50% di argento. 50, scusate, 50% di oro e 50% di argento per un totale di 40.000 euro, divisi in metà e metà. Scusate. Sì, ma se tu li imposti così, riesci lo stesso a sfruttare i momenti in cui l'argento sale o l'oro sale? Oppure lo blocchi lì e, non, e rimane lì? Perché impostare così per me vuol dire tutto il computer, il software, te devi decidere soltanto se vuoi puntare sull'oro o puntare sull'argento, basta. Però il software ti garantisce comunque l'incremento di Non si sente niente matura, sia che tu scelga l'uno sia che tu scelga l'altro. L'unica cosa che ti cambia è che mi sentite? A tratti, ok. Allora, è entrata una chiamata, ti dicevo, tenete presente una cosa, il software funziona indipendentemente dal fatto che voi puntiate sull'oro o sull'argento, non cambia niente per il software. Non cambia niente per il software, capite? Cambia sì, soltanto il valore assoluto a fine anno, perché è chiaro che sapete il 50% di argento e l'argento e si incrementa del 10%, oltre al guadagno in grammatura fate anche il guadagno sul valore del metallo sul quale avete puntato. Solo quello, Il software funziona esattamente nella stessa maniera, sia che puntate sull'oro, sia che puntate sull'argento. Questa è una cosa che vi dico al 99%. Mi riservo di fare questa domanda al dottor Wang, che l'ha sviluppata, così avrò la risposta certa. Quindi, ricapitolando, 40.000, dico al software, voglio 50.000 restare come oro, scusa 50% come oro, quindi 20.000 come oro, 20.000 come argento. E poi comunque il meccanismo di cogliere l'occasione quando si alza uno o si abbassa l'altro, eccetera, rimane. Però alla fine io resterò comunque col 50% di oro e con il 50% di argento. Questo è il senso? Più l'incremento di grammatura a fine anno. Più l'incremento di grammatura. Sì, quindi sì, non si capisce perché sembra quasi una contraddizione in termini quando tu dici, non lo faccio per contestare ma solo perché non capivo, quando dici imposti sul software il 50% di uno e il 50% dell'altro, è come bloccare il software e dirgli resta lì, capito? Ma invece tu mi dici che il meccanismo è diverso, ok? No, io parlo del deposito, del valore in deposito, non del software, capito? Cioè io mi riferisco alle possibilità che hai di investire in un metallo o in un altro quando apri il conto, vedo l'apertura del conto, non dopo devi avere questi benedetti 20.000 euro o in argento o in oro. E comunque alla fine comunque vado a finire con l'oro, magari l'oro si deprezza a favore dell'argento, tu comunque avrai un tuo 50% di oro al momento del riscatto, che so io, giusto?
Certo, avrà le percentuali stabilite di 50-50, cioè i due metalli si apprenderanno, speriamo, no? In un certo senso, e poi ci avrà l'incremento di grammatura. Anche perché sempre la cosa importante è che, Mario, ascolta, benissimo, ragioniamoci, va bene, ma la cosa essenziale è che questo è un valorizzatore che ti costa poco e ti rende tanto senza rischi. Capito? Poi a fine anno saremo anch'io il primo a essere curioso a vedere effettivamente quello che è stato l'incremento effettivo. Capito? Poi un'altra cosa, non c'è rischio perché non è collegata alla borsa. Capito? Non è collegata alla borsa che se c'è il grande reset succede un grande casino. Io spero che non succeda nulla, ma sono anche altrettanto convinto che qualsiasi problema grosso ci possa avere, l'oro e l'argento vanno alle stelle. Capito? Quindi noi siamo in una botte di ferro sotto questo punto di vista, meglio di così. Io avevo fatto questa domanda perché prevedo, come tu, che l'argento continuerà a crescere, magari fra poco comincia a salire molto più dell'oro, magari anche l'oro sale, però l'argento di più. Quindi con questo totalizzatore tu ti ritroverai a continuare a investire in argento, a un valorizzatore, scusami. Con questo valorizzatore tu ti troverai molto probabilmente a continuare a acquistare argento perché vale di più rispetto all'oro, perché cresce di più come rapporto, no? Ecco. E sì. Quindi troverai a un certo punto, ci sei rischio di questo sbilanciamento, ma tu mi dici che comunque uno riesce comunque a mantenere il suo 50% di oro a livello di patrimonio che ha in quel momento, giusto? Ecco, boh. Sì, Mario, sì. L'importante è avere, se possibile, quindi in conclusione, la cosa ideale è, magari uno ha fatto 20, 25, ho fatto 25, 30, 36, una cosa del tipo, arrivata a 40, e poi con Walter o con me, decidete, comprate 50% da e 50% da gente, perché in questo caso fate un'ottima diversificazione. Lasciamo per perdere per il momento gli altri metalli, che volendo si possono anche tenere, non è nessun problema, però non partecipano al processo di valorizzazione, quindi sono fuori da questo discorso. Si possono tenere gli altri metalli, non dovete essere obbligati a venderli, assolutamente no. Poi il palladio, ve l'ho detto, ha perso nel corso dell'ultimo anno, non lo dovete vendere. Tenetelo lì tranquilli, appena avete ripreso il capitale magari lo cambiate in argento o lo cambiate in oro. Capite? Sì, si aspetta che salga un massimo, dopodiché lo si vende a favore dell'oro o dell'argento, certo. Esatto. Altre domande? Se no vi leggo il discorso del deposito mensile, via. Allora, i depositi, i costi di deposito sono aumentati, no? Allora mi sono chiesto perché. Vi leggo: l'incremento del costo mensile di deposito è dovuto ai maggiori costi per l'introduzione del switch pilot VM. Questo è ampiamente giustificato dal momento che le grammature, sempre in guadagno e mai in perdita dei metalli e con rischio zero, devono essere aggiornati una volta al giorno per la L e due volte al giorno per la XL. L'azienda ha osservato incrementi di grammatura dei metalli sufficiente a coprire abbondantemente i costi di apertura conto. Nella proiezione che vedi sotto, in 33 mesi si è osservato, grazie al valorizzatore, un incremento di 33 grammi di oro per un valore complessivo dell'investimento di più 70,64%, che corrisponde a circa un 25%, anche di più, 28% all'anno. Questi sono i numeri, quindi va bene. Questo è un draft, chi lo vuole lo posso mandare, se no con un po' di pazienza aspettate e lo finisco tutto il lavoro per bene, perché io ho intenzione di registrare l'intervento che facciamo e ovviamente tradurlo in italiano e poi fare un PDF
in cui è spiegato tutto per bene nei dettagli. Questa era una cosa fondamentale che sinceramente doveva fare Ovesta, però loro ragionano la tedesca, i tedeschi come sappiamo sono molto più intelligenti degli italiani e noi abbiamo invece tutto questo bisogno di tutto questo maggior tempo per capire queste cose qua. Comunque, battute a parte, loro avendo sviluppato, avendo insomma creato questo concetto di questo valorizzatore, hanno insomma hanno dovuto insomma seguire un certo percorso tecnico, no? Che evidentemente è risultato poi un pochino più complesso, perché a me piacciono le cose semplici. Sono semplici tante volte, come in questo caso, sono un pochino più complicate. Però alla fin fine, se questa è una cosa che conviene fare, e si fa e basta, no? E sta lì, poi dopo dopo si discute su tutto. Hai capito? Però intanto conviene farla, facciamola, non la rischi, e poi si vedrà il resto, si vedrà successivamente. Comunque la prossima settimana ci ritorniamo, avrò sicuramente le idee ancora più chiare, anche se nell'insieme credo di avervi detto delle cose corrette, e la prossima settimana insomma sarà, spero, soprattutto con la messa a punto del PDF, la settimana conclusiva, va bene? Avete altre domande? Se no magari oggi abbiamo già fatto... Prego, ma solo per capire di quanto è aumentato il deposito mensile, il costo del deposito mensile. Prima era... Allora, non è aumentato di nulla, è rimasto lo 0,25%, al quale si è aggiunto un altro 0,25% di gestione grammatura giornaliera del metallo. Vedrai. Loro hanno mantenuto la dicitura spese mensili di deposito. In realtà io avrei specificato spese mensili di deposito oro, gestione, costi di gestione del valorizzatore a parte. Avrei messo due voci distinte, ma loro hanno messo tutto insieme e ve lo spiego io sta cosa. Il costo c'è sicuramente, perché per gestire tutta questa roba qui, vi posso assicurare, è un bel casino. Quindi, scusa Max, quindi se uno rimane con la vecchia, tipo col vecchio meccanismo, continua a pagare sul 0,25. Per chi invece va nelle classi, si aggiunge un altro 0,25. Corretto. La gestione, giusto? Corretto. Correttissimo. Ovviamente poi, questo ulteriore, che poi ulteriore diventa con l'IVA diventa indicativamente un 0,65 quasi totale. Cosa? Quel 0,025 mensile, perché a questo mi pare il discorso, no? Ho capito, vai sul listino e vedi che le spese mensili del metallo sono rispettivamente per la L lo 0,6% e per la XL lo 0,5% più IVA. Stesso quello che ti ho appena detto io. È lo 0,25 moltiplicato 2. Sì, perché ho ancora il listino sotto mano, poi lo guardo con calma, giusto come l'hai già. In realtà, e peraltro, anche se si va a vedere i costi di deposito per la S, è 0,8%, esattamente lo stesso costo che abbiamo noi sul piano di, avevamo prima sui piani di accumulo. Quindi i costi di deposito, vi posso assicurare, sono rimasti identici, a conferma questo qui dello 0,8%. Quindi dovevano distinguerlo e non l'hanno distinto, vi hanno messo tutto insieme così. Bene. Benissimo, allora possiamo chiudere qua. Vi ricordo gli appuntamenti che sono quelli di lunedì su Fuga dal Pentolone, nel quale leggerò delle cose anche un po' storiche d'ora in poi, così come faccio il mercoledì, perché se ci sono domande, ben volentieri. Se tante volte le domande non ci sono, io non so di che parlare, quindi almeno devo leggere qualche cosa.
e quindi ho salvato delle cose abbastanza interessanti. E poi, come al solito, mercoledì vi dirò delle cose abbastanza interessanti sul JFK, diciamo, continuiamo l'analisi della lettura del capitolo che Bill Hughes, un pastore protestante, ha dedicato a quello che è successo a Dallas, che è un capitolo l'ho dedicato anch'io, nella mia trilogia, e poi ci ritroviamo il sabato, spero di essere ormai sabato, il prossimo sabato, di avere le idee ancora più chiare su tutto, ok? Benissimo, io vi ringrazio e vi auguro un buon fine settimana. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao Max. Ciao, ciao. Ciao, ciao.